amici, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo a Caneva World, che oltre a Movieland e Caneva è conosciuto per i suoi 3 ristoranti che offrono esperienze indimenticabili. Qualche mese fa infatti vi ho portato a Rockstar Restaurant, uno dei 3 ristoranti che il resort offre. È tra l'altro uno dei miei preferiti. Stasera invece ci immergeremo nella giungla per mangiare pizza. È la prima volta che vado dall'apertura, non sono mai stato, per cui sono curiosissimo di vedere che esperienza offre. Le recensioni sono tutte positive, anche da parte di amici che già ci sono stati, per cui stasera finalmente posso provarlo anche io. Ok, ci hanno accompagnato al tavolo. Abbiamo perso un po' di tempo per entrare, nonostante avessimo prenotato, però c'è parecchia gente, quindi probabilmente c'è stato un attimo di confusione, ma fa niente. Stiamo cenando accanto a questo elefante. Qui invece c'è tutta la zona centrale del ristorante. Bellissimo comunque, tutto ultra tematizzato, fatto molto bene. Anche la coda per entrare era tematizzata con degli animatronics di un rinoceronte e la giraffa fuori. Bello, bello. Il menu comunque prevede delle pizze già pronte, nelle quali potete o aggiungere o togliere ingredienti, oppure direttamente creare la vostra pizza con quello che vi piace. Ovviamente scegliendo tutti gli ingredienti che sono qui. Non vi va la pizza? Potete scegliere di mangiare l'insalata. Anche qui al Safari Pizza c'è ovviamente il free refill come a Rockstar Restaurant. È carinissima la cosa che c'è la brocca da riempire, così non devi fare avanti e indietro tutta la serata. Sono arrivate le pizze, sono identiche, solo che la sua ha la base bianca, la mia invece è rossa. Quindi pomodoro, mozzarella, funghi, cipolla e prosciutto. Base bianca, pomodoro, mozzarella, funghi e prosciutto. No, pomodoro dov'è? C'è una sorta di show in questo momento che non c'entra nulla con l'arrivo del dolce. È proprio uno show durante il pasto. Questo molto più apprezzabile. Tra l'altro tutti gli animatronics in questo momento si muovono. E i bambini sono in hype infatti. Comunque la pizza è perfetta. Ha un ottimo impasto, è cotta al punto giusto. Anche gli ingredienti si sente che sono buoni, quindi promossa. Ogni tanto passa il cameriere che vi chiede se volete una fetta del giro pizza, quindi non c'è proprio possibilità di uscire da qui affamati. In ogni caso è tutto veramente buonissimo. Adesso ho completo il tour perché non mi fanno vedere la parte centrale e il piano di sopra. Adesso andiamo. Questo è lo sciamano principale che dà anche il tema a tutto il ristorante. Lo spettacolo principale della serata è proprio incentrato su di lui e insomma crea poi un'atmosfera molto piacevole. Qui c'è tutta una zona dedicata ai più piccoli, infatti in questo momento stanno giocando, c'è questa altalena, questo bus dentro con questa sorta di ponte e poi questo muro dove ci si può arrampicare, bello. Salendo su invece si arriva al piano di sopra, anche qui insomma ci sono tutti i vari animatronics degli animali della giungla, è tutto a girare e vabbè, inutile faccio il giro completo, sono tutti i tavoli e anche qui è ben tematizzato. Comunque, veramente top per la tematizzazione, peccato solamente
per il fatto che i vari spettacolini sono molto ripetitivi e dopo un po' onestamente stancano, però fa parte dell'esperienza, quindi può non piacere come può piacere. È un ristorante sicuramente molto family friendly, nel senso sicuramente i bambini, se devono scegliere tra questo e i rock, sceglieranno tutta la vita questo. È molto più animato come ristorante, però ecco. Però vabbè, dai. Cos'è successo? Perché questo cambio location improvviso? Adesso vi spiego tutto. È successo già in passato che alcuni dei file che salvo su iCloud scompaiono improvvisamente. Solitamente li ho recuperati tutti o comunque la maggior parte senza alcun problema. Questo video è stato l'eccezione. Molte clip, che erano anche abbastanza importanti, sono scomparse totalmente e irrecuperabili. E sta roba mi ha creato non pochi problemi poi nell'editing del video, perché molte clip erano necessarie per lo scorrimento. E mancano. Ci avrete fatto caso, non è sicuramente il miglior video che ho pubblicato nel mio canale, anzi probabilmente è il peggiore, ma comunque fa contenuto e non potevo non metterlo. Ho cercato in tutti i modi di poter creare un video completo nonostante la mancanza di parti fondamentali e quindi alla fine è venuto fuori quello che avete appena visto. Il video l'ho registrato a metà maggio e adesso siamo a metà giugno, è passato praticamente un mese e per me che abito in Sicilia è impossibile organizzarmi per salire su in modo tempestivo, cioè ho bisogno di organizzarmi almeno una o due settimane prima per poter salire sul lago di Garda. Non potevo quindi dire ok, mancano le clip, torno al Safari Pizza, registro nuovamente il video e partiamo da zero. Non posso, perché non ho la disponibilità in questo momento, quindi mi sono dovuto arrangiare con quello che avevo. Mi scuso infinitamente perché comunque non è questa la qualità a cui sto cercando di abituarvi e non è questo il prodotto finale che volevo io. E questa cosa mi infastidisce un sacco perché è come se il video fosse incompleto e mi dà un sacco fastidio. Ma ci accontentiamo. Avevo preparato un outro al Gardaland Hotel e onestamente non ricordo nemmeno cosa avessi detto, erano pareri sulla serata, ma adesso non è sicuramente lo stesso effetto. Posso darvi dei pareri generali su ciò che mi ricordo. Come avete visto, il ristorante è molto bello, ben tematizzato, è molto piacevole anche stare lì dentro, se non fosse, ripeto, per lo spettacolino continuo che arriva con il dolce. È comunque un parere personalissimo, cioè non prendetela come sentenza. Semplicemente l'unica cosa che mi ha dato fastidio quella sera era il ripetersi di questo spettacolino, ma poi per il resto il ristorante è molto bello e si mangia bene, è anche molto piacevole stare lì dentro perché comunque è ben tematizzato. È chiaro che se mi dicessero di scegliere fra questo e il Rockstar, sceglierei il Rockstar tutta la vita. Semplicemente sono esperienze diverse. Se fossi stato più piccolo probabilmente sarebbe stato il mio ristorante preferito, per via degli animatronics, per tutta la scenografia che c'è all'interno e insomma per tutta l'esperienza che si viene a creare durante la serata. Ma per gusto personale non è il mio preferito. Detto ciò, io vi ringrazio per aver guardato anche questo video. Mi scuso nuovamente per ciò che è successo, spero che non capiti più. E vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, @chrisjourney. E nulla, ciao a tutti.